Cominciare. No. Possiamo? D'accordo. Mi pare che si vede sia il PowerPoint. E Tutto a posto, tutto ok, puoi andare. allora cominciamo questo incontro che per me è l'ultimo perché io con questo concludo. E ci sono un paio di video, quindi oggi vedremo forse qualche video in più rispetto alle volte precedenti e io parlerò forse di meno. E allora, oggi parleremo di un fenomeno che è quello del vento solare e del campo magnetico terrestre. Intanto vediamo cos'è il vento solare. L'attività che avviene nella corona solare, cioè nella parte esterna dell'atmosfera solare, proietta nello spazio un grande numero di particelle. Questa corrente di particelle, che è chiamato vento solare, è composto principalmente da protoni, elettroni con tracce di nuclei di elio altamente energetici. Quindi il Sole proietta nello spazio questa grande quantità di particelle, che sono particelle cariche e molto energetiche. E vediamo poi qual è l'effetto di queste particelle. Ecco, qua si vede una immagine con questi. Con questa enorme attività solare, questi brillamenti che avvengono sulla superficie del Sole, proiettano nello spazio queste particelle che vanno a investire l'intero sistema solare in tutte le direzioni. Allora, vediamo intanto di capire com'è che si forma questo vento solare, perché noi partiamo da elementi che sono molto strutturati, che sono gli atomi in cui c'è il nucleo, ci sono gli elettroni che gli girano attorno, quindi è un qualcosa di stabile. Come fanno questi elettroni, questi protoni a proiettarsi nello spazio? Per capire questo dobbiamo cominciare a vedere quali sono gli stati della materia, cioè almeno quelli tradizionali che tutti abbiamo imparato a scuola. La materia si può presentare sotto forma di tre categorie, cioè la materia solida, la materia liquida e la materia gassosa. La differenza tra questi tre stati dipende semplicemente dal tipo di legame che hanno gli atomi tra di loro. Nei solidi questi legami sono molto forti. E magari gli atomi a volte sono sistemati in forma cristallina, quindi è una struttura molto legata, tant'è che anche elementi come i metalli, per poter spezzare questi legami bisogna usare una forza e un'energia notevole. Poi c'è il secondo stato della materia, che è quello liquido, in cui i legami ci sono ancora, ma sono dei legami meno forti. E i legami che legano, diciamo, queste molecole dei liquidi, tra di loro creano una forza che si chiama la forza di coesione. Poi c'è un terzo stato, che è lo stato gassoso, in cui questi legami praticamente non ci sono. Gli atomi sono liberi di muoversi, nello spazio, liberamente, non hanno legami tra di loro. Quindi sembrerebbe che la materia sia soltanto in questi tre stati, ma non è affatto così, perché esiste un quarto stato della materia. Ora vediamo qual è. Ed è proprio il plasma. Vedete, oltre allo stato solido, liquido e gassoso, si presenta una quarta forma di stato della materia, che è quello del plasma. Vediamo cos'è il plasma. Quindi al crescere della temperatura che noi forniamo a questo elemento, sia solido, liquido o gassoso, la temperatura non fa altro che dare energia a questi atomi, perché la temperatura non è altro che vibrazione molecolare, vibrazione atomica. Quindi gli atomi si mettono a vibrare, e questa è la natura della temperatura, semplicemente energia vibratoria che hanno gli atomi. Quando la quantità di calore e quindi la temperatura salgono oltre i certi livelli, questa energia ha la capacità di destrutturare l'atomo, quindi i nuclei si separano dagli elettroni e cominciano a vagare in una
forma miscelata che è proprio quella del plasma, in cui gli elettroni e i nuclei si muovono liberamente tra di loro. Lo stato della materia più diffuso nell'universo è proprio questo, è proprio sotto forma di plasma, tant'è che il 99,9% della materia visibile nell'universo si trova allo stato di plasma. Quindi l'interno delle stelle, lo spazio interstellare, la ionosfera, i fenomeni delle aurore boreali, i fulmini, anche le fiamme, sono fatte di plasma. In quelle condizioni gli atomi sono sotto forma di plasma, non hanno più quella struttura stabile che hanno nelle condizioni normali. Poi questi sono, che abbiamo elencato, sono dei plasmi che esistono naturalmente in natura. Anche, anche noi possiamo creare dei plasmi in laboratorio oppure in certe apparecchiature elettriche. Per esempio sono plasmi i tubi al neon, i tubi di illuminazione al neon. All'interno c'è un gas che viene portato sotto forma di plasma. Gli archi elettrici, quelli delle saldature, le scariche di radiofrequenza nelle applicazioni industriali. Quindi sono si ottengono i plasmi anche negli acceleratori di particelle quando fanno le ricerche che fanno scontrare, per esempio al CERN, fanno delle ricerche sulla struttura della materia facendo scontrare delle particelle tra di loro. E anche sugli studi sulla fusione termonucleare controllata, non la fissione, quella delle centrali che noi abbiamo, quelle future che dovrebbero utilizzare la fusione nucleare, trasformano la materia sotto forma di plasma. Quindi l'altissima temperatura che c'è sulla superficie del Sole, che è intorno ai 6.000 gradi, manda nello spazio queste particelle. Queste particelle, quando arrivano sulla Terra, hanno una velocità che varia da 400 a 900 km al secondo. Quindi sulla Terra il vento solare interagisce con l'atmosfera e crea delle tempeste geomagnetiche che interferiscono col campo magnetico terrestre, provocando anche danni alle apparecchiature elettroniche, e generano lo spettacolare fenomeno delle aurore boreali e le aurore australi. Quindi proprio le aurore boreali che si verificano nelle parti più a nord e più a sud dell'emisfero terrestre sono dovute proprio all'interazione di queste particelle solari che arrivano e interagiscono col campo magnetico terrestre e con la stessa atmosfera, creando quei fenomeni spettacolari. Ecco, qua si vede un'immagine sia del vento solare e sia del campo magnetico terrestre che ci protegge da queste particelle, che sono fortemente energetiche e poi creerebbero notevoli problemi anche alla vita sulla Terra. Una curiosità: nel marzo del 1989 c'è stata una grave tempesta geomagnetica proprio dovuta a questa attività solare, che ha causato il crollo del sistema di trasmissione di energia elettrica, proprio un vero blackout in Canada, nella zona di Quebec. La tempesta è iniziata sulla Terra con intense aurore ai poli. Questo si è verificato nel periodo in cui c'era proprio la guerra fredda tra l'Occidente e la Russia, e un numero imprecisato di persone si è preoccupato immaginando che un attacco nucleare potesse essere in corso. Ecco, qua ci sono alcune foto delle aurore boreali che possono vedere soltanto chi abita a latitudini molto alte. Qua c'è un video che fa vedere in modo anche un po' spettacolare questo fenomeno. La 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 la
Adesso vediamo di parlare, dopo che abbiamo parlato del vento solare, di parlare del campo magnetico terrestre. Allora, il campo magnetico terrestre è la nostra naturale protezione. Già nel 1600 si sosteneva che tutta la Terra fosse un grosso magnete che genera un campo magnetico che fa sentire i suoi effetti sul piccolo magnete del lago della bussola, così da allinearlo secondo l'asse nord-sud. Quindi già loro capivano che c'era un campo magnetico sulla Terra, perché la bussola era già stata inventata e il fenomeno doveva essere spiegato in qualche maniera. Allora, la struttura del campo magnetico terrestre mostra che esso può considerarsi generato prevalentemente da un dipolo magnetico. Poi vedremo, c'è anche un video successivo che fa capire come si forma il campo magnetico terrestre. Quindi questo dipolo magnetico è situato nel centro della Terra ed è inclinato di 11,30 gradi rispetto all'asse terrestre. Quindi i due poli, il polo geografico nord-sud, non coincide esattamente con il polo magnetico. Il polo magnetico è leggermente deviato rispetto al polo nord geografico. Il paleomagnetismo, che cos'è? Studi compiuti negli anni 50 evidenziarono che in passato si sono verificate variazioni dell'intensità e anche inversioni di polarità nel campo magnetico terrestre. Lo studio di tali cambiamenti prende il nome di paleomagnetismo o magnetismo fossile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che durante le eruzioni vulcaniche, quando la lava è molto fluida, all'interno dei magmi ci sono delle particelle che sono sensibili al campo magnetico terrestre e si posizionano come se fossero delle piccole bussole e si posizionano secondo il campo magnetico che c'è presente in quel momento. Quindi se queste rappresentano proprio la testimonianza del campo magnetico in quel momento, se per esempio 600.000, 700.000 anni fa il campo magnetico era in un'altra direzione o era invertito, perché a volte avvengono delle inversioni di campo magnetico, queste lave solidificate testimoniano la direzione del campo magnetico in quel momento.
Infatti, dagli studi effettuati si è potuto stabilire che l'inversione dei poli magnetici sia avvenuta circa ogni 500-600.000 anni. Avviene questo tipo di inversione, che non si sa ancora per quale motivo. Quindi le cause non sono attualmente chiarite di questo fenomeno. Alcuni scienziati ipotizzano che l'inversione dei poli magnetici abbia una grande importanza per la sopravvivenza di interi gruppi di organismi. Questo perché? Perché il campo magnetico ha una sua intensità, ma non possiamo sapere se durante queste inversioni il campo magnetico si indebolisce, per cui il vento solare in quel momento investe la Terra, procurando anche danni alla vita in quel momento. Perché il campo magnetico è fortemente, il vento solare è fortemente attivo e può anche procurare l'estinzione di specie, perché poi questi fenomeni non è che durano poco, durano migliaia di anni queste inversioni, e quindi la vita ne risente fortemente. Ecco, vediamo ora un altro video che ci spiega come si è formato il campo magnetico terrestre. Facciamo un salto indietro nel tempo di 4 miliardi e mezzo di anni più o meno, quando l'universo era molto più buio di adesso e la Terra un baby pianeta appena nato. A quell'epoca il Sole, anche lui giovanissimo, emetteva particelle rocciose incandescenti che si sprigionavano nello spazio. Parte di questo materiale si è aggregato attorno al nostro pianeta, formando gli strati che oggi conosciamo come nucleo, mantello e crosta. Gli elementi più pesanti, primo tra tutti il ferro, hanno poi iniziato ad affondare sempre di più verso il centro terrestre, trasformandolo nel tempo in un nucleo solido. Lo strato immediatamente esterno al cuore terrestre è rimasto invece ferro liquido, e il movimento di questo metallo fuso e bollente ha dato origine a un fenomeno fisico straordinario, il campo magnetico terrestre. Senza campo magnetico, la Terra non avrebbe mai potuto ospitare la vita. Infatti, questa barriera che circonda il nostro pianeta per decine di migliaia di chilometri forma un vero e proprio scudo invisibile che devia i raggi cosmici dannosi. Conosciamo la sua importanza, ma cosa sappiamo dell'origine di questo prezioso campo magnetico? Ancora poco, perché viaggiare fino al centro della Terra per dare un'occhiata ai fiumi di ferro bollente che circondano il nucleo è possibile solo nella fantascienza. Per questo un gruppo di ricercatori ha pensato di aggirare il problema provando a ricostruire artificialmente le condizioni della giovane Terra. Il loro studio, pubblicato su Nature, mostra che la chiave del mistero del magnetismo terrestre sta nella particolare modalità di trasmissione di calore tra lo strato di ferro solido e quello liquido. Gli scienziati hanno utilizzato un metodo chiamato cella in cudini di diamante, che permette di studiare materiali sottoposti a pressioni altissime, paragonabili a quelle che potremmo trovare nel centro del nostro pianeta. Questa tecnologia è stata combinata a un congegno laser, in grado di scaldare il materiale fino ad arrivare a temperature molto elevate. Queste due variabili, pressione e temperatura, sono state applicate a diversi campioni di metallo, fino a raggiungere l'equilibrio richiesto, circa 1,3 milioni di volte la normale pressione atmosferica e 4.900 gradi Fahrenheit. La capacità di trasmissione del calore tra ferro solido e liquido oscilla invece tra 18 e 44 watt per metri per Kelvin. Tutto questo significa che la conduttività del cuore della giovane Terra era probabilmente molto alta e di conseguenza 4,5 miliardi di anni fa c'era l'energia necessaria per dare origine al campo magnetico terrestre. Ecco dunque spiegato l'interruttore che ha reso possibile la primissima attivazione del magnetismo, oggi così prezioso per mantenere la vita sul nostro pianeta. Quindi, alcune considerazioni. Quindi abbiamo visto che lo spazio è un luogo molto pericoloso e un forte campo magnetico offre una protezione indispensabile dalle radiazioni e dai venti solari che colpiscono tutti i corpi celesti in prossimità di una stella. La mancanza di un campo magnetico, ad esempio, può rendere impossibile la presenza di acqua sulla superficie di un pianeta o anche la persistenza di un'atmosfera, pregiudicandone la sua abitabilità. Per questo motivo, lo studio dell'origine e dell'evoluzione dei campi magnetici è di grande importanza. Ma vediamo gli altri pianeti del Sistema Solare, come si comportano e vediamo se hanno un campo magnetico.
Allora, abbiamo visto già nel video che Mercurio ha un campo magnetico molto debole, praticamente non oppone resistenza. Lo stesso succede per Venere, che non lo ha affatto il campo magnetico. Su Marte, invece, miliardi di anni fa, gli studi hanno dimostrato che aveva un campo magnetico, che poi si è spento, ma misteriosamente, anche questo non si sa per quale motivo sia avvenuto. Potrebbe anche essere per un raffreddamento interno del pianeta, perché abbiamo visto che il campo magnetico si forma prevalentemente nel nucleo esterno di ferro, il nucleo interno è solido, il nucleo esterno è liquido, e il campo magnetico sembra si formi proprio in questa parte, nel nucleo esterno metallico. Potrebbe anche essere che, essendosi raffreddato Marte, non essendoci più quello strato sufficientemente fluido, potrebbe essere che si è spento anche il campo magnetico. Mentre Giove ha il campo magnetico più grande e potente del Sistema Solare, molte, molte volte superiore a quello della Terra. Lo stesso vale per Saturno, e questo campo magnetico su Saturno è stato scoperto nel 1979 dalla sonda Pioneer 11. Urano e Nettuno hanno rispettivamente dei campi magnetici che sono 48 volte e 24 volte più forti di quello terrestre, anche questi scoperti dalla sonda Voyager 2. Plutone, secondo gli ultimi studi, anche il piccolo pianeta possiede un campo magnetico con precise ricadute sul vento solare. E che dire della nostra Luna? Sulla nostra Luna sembrerebbe che 3 miliardi e mezzo di anni fa esistesse un campo magnetico, ed era forte quanto quello della Terra. Anche questo nel corso dei millenni è diminuito, fino ad essere quasi del tutto scomparso ai giorni nostri. Adesso, diciamo, concludiamo questo incontro di oggi con un video che è un po' più lungo, dura una decina di minuti, però è molto interessante, ed è un video che prescinde dalle cose che abbiamo detto precedentemente, però ci porta a fare delle riflessioni su quello che è il tempo, una grandezza importante come l'entropia, di cui possiamo, se volete, parlare alla fine del video, e in sintesi anche sul destino stesso dell'universo. Seguiamo questo video che è molto gradevole. Intanto vi ringrazio anticipatamente per l'ascolto. Cos'è il tempo? Tutti noi sappiamo cos'è il tempo, viviamo nel tempo, è un concetto primitivo che noi tutti conosciamo. Eppure è molto difficile descrivere, dare una definizione esatta del tempo. Questo lo sapeva anche Sant'Agostino, che scriveva appunto: che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene, ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so. Potremmo definire il tempo come quello che ci permette di vedere lo scorrere degli eventi dal passato al futuro attraverso il presente. Ecco, c'è quindi una specie di freccia del tempo, potremmo dire, un'asimmetria nello scorrere del tempo, in quanto nelle tre dimensioni spaziali possiamo tranquillamente andare avanti e indietro, possiamo andare a destra, a sinistra, in alto e in basso, mentre nel tempo dobbiamo per forza andare in avanti. D'altronde tutti noi nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, sempre in questa direzione. E lo sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, se vediamo un filmato come questo, come per magia c'è una persona che prende dei pezzi di banana e con un coltello, zac, zac, opla, magicamente ricostruisce una banana come era di partenza. Oppure vediamo quest'altro filmato, dove ci sono delle persone esultanti che applaudono perché vedono questa nuvola di fumo e polvere dalla quale, come per magia, nascono due grattacieli. Ecco, questi due filmati sono strani, sono bizzarri. Capiamo subito che c'è un trucco, il trucco è presto detto. Stiamo vedendo il filmato al contrario, indietro nel tempo, in quanto i fenomeni macroscopici della nostra vita quotidiana avvengono solo in una direzione, sono irreversibili, nel senso che vederli in senso opposto è strano, bizzarro, non succede mai. Ecco che, quindi, questo è essenzialmente il cuore del concetto del secondo principio della termodinamica, che dice che l'entropia dell'universo aumenta sempre. Ora, è difficile spiegare cos'è il concetto di entropia. Senza voler essere perfettamente rigorosi, l'entropia potremmo associarla al concetto di disordine.
Se prendiamo ad esempio questa matrice di tessere blu e gialle e le mischiamo in maniera caotica, le mischiamo, a un certo punto raggiungeremo una configurazione tipo questa che c'è a destra, dove le tessere sono alla rinfusa. Se ora continuiamo a mischiarle, prima o poi ci chiediamo, ritorneremo alla situazione di partenza dove tutte le tessere blu sono a sinistra e le tessere gialle a destra? La risposta è no. Il tempo fluisce solo in questa direzione, verso lo sparpagliamento, verso il disordine. O meglio, non è impossibile tornare alla condizione di partenza. È possibile, ma è semplicemente altamente improbabile. Ecco, questo è il concetto dell'entropia. L'aumento dell'entropia ci spiega l'aumento del disordine, quindi ci spiega questa unidirezionalità della freccia del tempo. Mi ricordo quando, forse erano le superiori, mi spiegarono per la prima volta cos'era l'entropia, provai a utilizzarlo come scusa per mia mamma che si lamentava che la mia camera era disordinata, io dicevo, non è colpa mia, è l'entropia che aumenta dell'universo, però è una scusa che non funzionava. Ovviamente. Ecco che allora, se l'entropia dell'universo è destinata sempre a crescere, allora capiamo che alla fine la morte dell'universo sarà per entropia, cioè sarà quella che si chiama la morte termica dell'universo, dove cioè tutta la materia e l'energia saranno sparpagliati in maniera omogenea, per cui non ci sarà più possibile fare nessuna trasformazione e quindi non sarà più possibile neanche la vita. Ecco, ma che cos'è allora la vita? Schrödinger, premio Nobel per la fisica, padre, uno dei padri della meccanica quantistica, nel suo libro del 1944, What is Life? Cos'è la vita? Disse appunto che secondo lui la vita si nutre di entropia negativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che un essere vivente non solo combatte gli effetti nefasti dell'aumento di entropia che lo porterebbe alla morte prematura, ma addirittura fa il contrario, lavora contro l'entropia per creare ordine, per creare strutture e informazioni. Infatti se ci tagliamo il nostro corpo è in grado di ripristinare la ferita e ripristinare i tessuti. 20 anni dopo, nel 64, la NASA chiese a un gruppo di ricercatori di cercare la vita su Marte o su altri pianeti. E allora uno di questi, James Lovelock, si chiese cosa possiamo fare per riconoscere la vita su un altro pianeta. Una vita magari diversa dalla nostra, non basata sul carbonio. Non ci aspettiamo di vedere persone con due braccia e due gambe come noi. Allora qual è la risposta che diede? Beh, per cercare la vita dobbiamo cercare delle isole di bassa entropia. Questa forse è la definizione più generale di vita. La vita è organizzazione, è informazione, è strutture complesse, cioè bassa entropia. Questo, tuttavia, non contraddice il secondo principio della termodinamica, perché si può anche creare un'isola di bassa entropia a patto che la diminuzione di entropia che si ha in un certo punto, in un certo istante di tempo, sia più che bilanciata dall'aumento di entropia del mondo attorno. Ecco che allora, se torniamo all'esempio che facevo prima della mia cameretta quando ero piccolo, io potrei mettermi lì a piegare i vestiti e ordinarli, impilarli bene dentro l'armadio, ma facendo questo devo fare fatica, ci metto del tempo, alla fine magari sono sudato e quindi mi raffreddo scambiando il mio calore con l'ambiente, quindi le molecole dell'aria si agitano e perché aumenta il calore e questa agitazione è entropia, è aumento di disordine e questo aumento di disordine si dimostra che è maggiore dell'ordine che io ho messo nei vestiti piegati e quindi non si può fare niente, l'entropia dell'universo per forza deve sempre aumentare. E quindi anche il concetto di riciclo delle cose che noi usiamo in tutti i giorni è sicuramente fondamentale, però non è la risposta ultima. Infatti riciclando comunque c'è bisogno di prendere le sostanze, rimaneggiarle e quindi si spende lavoro, fatica e alla fine comunque il bilancio di entropia è a nostro sfavore. Cioè non possiamo combattere contro l'aumento dell'entropia. E quindi la vera risposta per rallentare la morte del nostro pianeta per eccessiva entropia è quella di, prima ancora di riciclare, e di consumare poco. Però non abbiamo ancora detto perché l'entropia aumenta. Per spiegare perché l'entropia aumenta possiamo tornare al nostro esempio delle tessere blu tutte a sinistra e gialle tutte a destra. Ora vediamo un filmato qui a sinistra dove ad ogni fotogramma si scambiano di ordine due tessere a caso, si prendono due tessere a caso e si scambia. Ecco, vediamo che pian piano aumenta il disordine, ora facciamo andare il filmato molto più veloce, 32 volte più veloce di prima, e vediamo che rapidamente si mischia e vediamo che saliamo nella curva di destra verso una situazione
definitiva del 50%. Qui a destra questo grafico rappresenta la percentuale di tessere gialle che ci sono a sinistra. Alla sinistra inizialmente tutto era blu, per cui partiamo da zero, e pian piano aumenta finché giustamente alla fine più o meno statisticamente, legge dei grandi numeri, avremo metà tessere a sinistra e metà a destra, 50%. Questo scenario finale è quello che noi potremmo chiamare appunto la fine dell'universo, quello che prima ho chiamato la morte termica dell'universo, dove tutto si è sparpagliato e da lì non ci si sposta più. Però se guardiamo con attenzione, facciamo una lente di ingrandimento, vediamo che in questa regione in realtà il 50% è solo la media, in realtà è un processo dinamico, l'ordine cresce e decresce attorno al 50%. Per cui se questo fosse l'andamento dell'entropia, non di queste piccole tessere, ma dell'universo intero, e ci trovassimo ad esempio qui nel punto di minimo, vedremmo che l'entropia aumenterebbe sia andando a destra, cioè avanti nel tempo, nel futuro, sia andando a sinistra, cioè indietro nel tempo, nel passato. E quindi diremmo che non c'è un senso unico. Il tempo può fluire in entrambi le direzioni, non c'è freccia del tempo. Ancora di più, se vivessimo invece in questo istante di tempo, indicato dalla freccia rossa, cioè sull'apice, allora diremmo che non solo non c'è freccia del tempo, perché in entrambe le direzioni, passato e futuro, l'entropia ha lo stesso carattere, ma per di più diremmo che il secondo principio della termodinamica è sbagliato, in quanto il futuro o il passato comunque ci porta ad una diminuzione di entropia, non un aumento. Quindi capiamo che noi non stiamo vivendo in questo scenario, stiamo piuttosto vivendo negli eventi iniziali, in un universo ancora giovane, ancora ordinato. L'uomo si trova qui. Infatti, se noi guardiamo al futuro, vediamo un aumento di entropia, se guardiamo al passato, vediamo una diminuzione di entropia, quindi c'è una freccia del tempo. Il tempo può scorrere solo in una certa direzione. E quindi la vera domanda ora è capire il perché del punto di partenza. Perché all'inizio tutto era ordinato, come le nostre tessere, tutte blu da una parte, tutte gialle dall'altro? Beh, noi sappiamo che all'inizio dell'universo c'era il Big Bang. Il Big Bang, tutta la materia, era tutta concentrata in una piccola regione, grande come la punta del mio pollice, e quindi a temperature elevatissime e a pressione elevatissima. Ora, come faceva l'universo a far stare tutta la materia, l'energia, in uno spazio così piccolo? Beh, possiamo pensare ad una valigia. Se noi vogliamo mettere un sacco di cose dentro la nostra valigia, le mettiamo alla rinfusa, non ci starà molto dentro la valigia, giusto? Se invece vogliamo farci stare molti vestiti, molti oggetti, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un po' di tempo, con calma piegare bene i vestiti e utilizzare ogni minimo spazio e organizzare bene il tutto. Ecco, per il Big Bang è la stessa cosa. Per poter far stare tutto in uno spazio così piccolo, l'universo doveva essere agli istanti primordiali molto molto ordinato. E quindi a questo punto ci stiamo chiedendo qual è veramente la ultima domanda che i cosmologi ci stanno facendo in questo momento. I cosmologi stanno cercando di capire l'origine dell'universo, perché l'universo all'inizio era così ordinato. Ecco, vi dico subito che la risposta non esiste. Non sappiamo ancora, sono più di 50 anni che ci lavoriamo, qual è il vero motivo per cui all'inizio tutto era così ordinato a bassa entropia. Ci sono diversi scenari e vi faccio un elenco di possibili scenari e lascio a voi scegliere quale vi sembra secondo voi il più ragionevole. Il primo scenario è una risposta che in realtà non è una risposta. Il primo scenario dice è così e basta, bisogna accettarlo senza farsi altre domande. Però capiamo bene che l'essere umano intelligente si fa queste domande, vuole, pretende una risposta, vuole capire il perché. Se c'è qualcosa di particolare, non casuale, ci deve essere stato qualcosa sotto. E infatti qualcuno, secondo scenario, pensa che questa sia la prova scientifica più vera e più profonda dell'esistenza di Dio, o chiamatelo come volete, di un ente superiore che ha voluto e potuto creare l'universo così ordinato all'inizio, e quindi da noi, adesso noi siamo 14 miliardi di anni dopo, qui a osservare quello che succede. Oppure ci sono altre teorie, una teoria mi piace chiamarla il teorema della scimmia instancabile, non so se conoscete la scimmia instancabile, è una scimmia che voi mettete davanti ad una macchina da scrivere, una tastiera di un computer, e questa ovviamente schiaccerà a caso i tasti senza saper scrivere. Se è instancabile, quindi avete un tempo infinito davanti a voi, e direi anche un numero infinito di foglie a disposizione, ecco che prima o poi, per caso, riuscirà addirittura a scrivere la Divina Commedia. Ecco, applicato al Big Bang, potremmo dire che l'universo è così grande e ha così tanto tempo, non ha fretta l'universo, che prima o poi, semplicemente mischiando a caso quelle fluttuazioni delle tessere che abbiamo visto prima, si disporranno per caso in maniera completamente ordinata, che è il Big Bang. E da lì noi
siamo evoluti in quello che vediamo oggi. Solo che questa fluttuazione che porta per caso ad un ordine così elevato è effettivamente improbabile, ma veramente improbabile, tanto che questa teoria oggi è praticamente non accreditata da nessuno scienziato. È piuttosto più probabile un altro scenario, quindi il quarto, quello che si chiama il cervello di Boltzmann, che è un po' un paradosso e dice, piuttosto che creare il Big Bang che necessita di un ordine incredibile, di una fluttuazione molto elevata, è più probabile piuttosto che in questo momento nell'universo esista solo una mente senziente, una mente che potrebbe essere la vostra in questo momento. E tutto il resto cos'è? Niente, una finzione generata dal nostro subconscio. Esiste solo una mente autocosciente. Questo l'abbiamo già visto in molti film, ad esempio in Matrix, dove si dice che quello che noi vediamo, la realtà, in effetti non è vera, ma è una finzione del nostro subconscio, una proiezione del nostro cervello. Ecco, poi esistono altri scenari, ad esempio quello del multiverso. Il multiverso è una parolaccia che vuol dire che non c'è un universo. In contrapposizione all'universo ci sono tanti universi, universi paralleli, e quindi il Big Bang in realtà non è veramente l'inizio di nulla, ma è un punto all'interno di un universo madre più grande, magari dove si è già raggiunto l'equilibrio termico, dove non c'è una freccia del tempo, e semplicemente all'interno di questi universi paralleli si crea quello che noi conosciamo che è il Big Bang. Ci sono diversissimi, tantissimi altri scenari che si potrebbero verificare e potrebbero essere la vera risposta. Basti pensare che recentemente sappiamo che l'universo che noi conosciamo in realtà è solo il 5% del tutto. Cioè il 90% della materia e dell'energia dell'universo in realtà è fatto di materia oscura e di energia oscura, che ancora non conosciamo bene come funzionino. Ecco, potrebbe essere che in futuro, studiando meglio l'energia oscura e la materia oscura, sia possibile dare una definitiva spiegazione del perché l'universo è partito dal Big Bang così ordinato e quindi spiegare che cos'è effettivamente l'entropia, perché l'entropia aumenti sempre, quindi spiegare cos'è il tempo, cos'è la freccia del tempo e in definitiva che cos'è la vita. Grazie. Ok, con questo un attimo togliamo la condivisione. Ecco, adesso ci vediamo? Sì, e ci sentiamo. Ecco, penso sia stato interessante. Molto. Assolutamente sì. Ecco, se qualcuno vuole fare qualche domanda, se no, magari su quest'ultimo video. No, su quest'ultimo video è piuttosto difficile. Io, mentre ascoltavo questo video interessantissimo, mi ponevo un problema. Ci sono molte persone che soffrono di meteoropatia. In che c'è relazione tra tutto quello che abbiamo visto e questo tipo di metodologia particolare? Ma questo onestamente non lo so. Probabilmente, come abbiamo già detto la volta scorsa, qualcuno ha fatto una domanda simile. C'è. Ma più che altro dipende da quello che dici tu, meteoropatia, dipende dalle condizioni meteorologiche più che astronomiche. Quindi dipende dall'umidità, dalla pressione atmosferica, dalla stagione, può dipendere dai pollini. Ecco, in questo senso sicuramente c'è un'interazione col nostro corpo. Di altro magari no. Dico, riferendomi all'ultimo video, allora do io uno spunto a questo discorso dell'entropia. E faccio una domanda. Voi avete sentito spesso in televisione che si parla di sviluppo compatibile. Sviluppo, secondo voi, secondo quest'ultimo video, vi viene qualche dubbio che possa esistere questa possibilità dello sviluppo compatibile? Sì, perché uno sviluppo non compatibile accelera tutto. E quindi porta a eventi traumatici molto più in fretta di quanto non si possa fare rispettando i tempi naturali.
In questo senso io penso che sì, si può parlare, si possa parlare di sviluppo compatibile e sostenibile. Ma questo può anche essere vero se noi lo limitiamo in un arco di tempo. Perché se noi continuiamo uno sviluppo con, come dire, che non si ferma mai, perché come dice, come ha detto quel video, vabbè, sviluppo non è detto che significhi aumento della produzione del PIL, ci sono altri tipi di sviluppo, cioè sviluppo non della quantità ma della qualità, e quindi diventa compatibile. No, guarda, se noi guardiamo la natura attorno a noi, in natura non c'è sviluppo, in natura c'è equilibrio. Sì, niente si crea, niente si distrugge. No, no, non c'è proprio sviluppo, non c'è un qualche cosa che all'interno di un sistema chiuso si possa sviluppare indefinitamente. Quando lui diceva, noi possiamo creare ordine da qualche parte, però a patto che noi da un'altra parte dobbiamo creare un disordine che, secondo il secondo principio della termodinamica, il disordine deve essere superiore all'ordine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi facciamo una strada, facciamo un palazzo o costruiamo il computer che abbiamo davanti o il cellulare, abbiamo creato ordine. Comunque noi abbiamo danneggiato irreversibilmente l'ambiente, perché il disordine che abbiamo creato è maggiore di quest'ordine. Quindi le cose sono due: o noi ci muoviamo all'interno di un sistema di equilibrio, come avviene nella natura, di un'economia circolare, in cui non esistono, non esistono scarti, tutto quello che viene prodotto viene riutilizzato, non c'è scarto, in natura non esiste scarto, non c'è nulla, la natura non produce nulla che scarta, ma viene tutto riciclato. Quindi se noi ci muoviamo all'interno di un sistema di economia circolare, la nostra vita, il nostro futuro può essere possibile. Ma se noi invece ci muoviamo in un sistema di economia lineare in cui noi costruiamo e scartiamo, prendiamo risorse e le bruciamo materie prime, il nostro sviluppo non potrà mai essere compatibile. E questo, siccome poi il sistema ha una sua inerzia, cosa succede? Succede che noi i cambiamenti che apportiamo all'ecosistema non li vediamo subito. No. Viviamo a distanza di tempo, ecco per cui a volte noi pensiamo che noi ci possiamo permettere di tutto, perché i cambiamenti che facciamo oggi magari si vedono tra 50 anni, tra 100, tra 150 anni. Ecco. Beh, quello è quello che dicevo io ad Aliotto l'altro giorno, mi stupiva la sua reazione, diciamo, abbastanza diciamo tranquilla rispetto ad un grado e mezzo di aumento di temperatura, che a me sembra già una enormità. Mi sembra già un segno che ci deve allarmare assolutamente. Sì, ma se noi continuiamo a aumentare le temperature, è vero, tra 100 anni saranno un grado e mezzo, 2 gradi invece di 5 o di 6, ma se noi continuiamo così, poi saranno 7, poi saranno 8. Infatti, la tendenza. Quindi il sistema ha una sua inerzia e ha una sua elasticità. Il sistema sopporta certe cose, però a un certo punto è inevitabile che il sistema collassi. Certo. Quindi se noi continuiamo questo tipo di sviluppo in questa direzione, in cui la popolazione aumenta, la richiesta di energia aumenta, la richiesta di cibo aumenta, gli scarti aumentano, il sistema collassa è una legge fisica, perché non è possibile che il sistema possa reagire. È come un pallone ha la sua elasticità, noi lo gonfiamo, ma non può essere gonfiato all'infinito, o poi scoppia, ogni tanto magari lo dobbiamo sgonfiare. Giusto. E poi magari lo riprendiamo, e questo succede quando magari le civiltà crescono, si sviluppano, arrivano a un certo punto, poi succede qualche cosa e poi la storia fa il punto e a capo. Ma se noi andiamo sempre in una direzione, prima o poi il sistema ci lascia. Ecco, solo erano queste, ho messo questo video perché credo che sia attuale nella condizione in cui noi oggi siamo. Assolutamente, sì. Ecco. L'immagine del pallone è assolutamente, rende molto bene l'idea. Sì, è proprio quello, l'idea, il concetto di entropia è proprio quello. Noi possiamo fare di tutto, ma nel momento in cui facciamo qualcosa dobbiamo sapere che la natura non ci regala nulla, che si paga un prezzo a tutto questo. E per chiudere, per una considerazione più generale, qualcuno potrebbe dire, ma allora com'è possibile che sulla Terra si è generato tanto ordine, quindi si è creata la vita, si sono create le piante, c'è stato un ordine che sembra che si sia creato spontaneamente.
In effetti non è così, perché se noi consideriamo la Terra come un sistema chiuso, questa domanda ce la possiamo porre. Ma se noi consideriamo la Terra un sistema aperto e ci mettiamo dentro il Sole, la riduzione di entropia che è avvenuta sulla Terra l'ha pagata il Sole, perché il Sole trasforma una grande quantità di materia, quindi che è energia, e la materia sapete che è energia, ed è energia ordinata, la trasforma in calore. Ora, il calore è la forma più disordinata di energia che esiste. Tutte le forme di energia, l'energia meccanica, l'energia elettrica, tendono a degradare tutte nella stessa direzione, degradano tutte verso il calore. Quindi il Sole non fa altro che aumentare la sua entropia. Noi godiamo di questo fatto, perché come diceva il video, non è escluso che ci possano essere delle isole a bassa entropia, come la Terra e come la vita, a patto che ci sia da qualche parte qualcuno che paga. Compensa. Che compensa, e questo è il Sole. Ecco. Chiudiamo questa nostra incontro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato in questi giorni. Ci siamo molto interessante. Grazie, prof. Bravo, interessante. Molto interessante.